Buonasera, ben ritrovati, buon giovedì e come ogni giovedì siamo nelle vostre case attraverso il digitale terrestre oppure lo streaming per affrontare argomenti di pubblica attualità. E infatti stasera abbiamo deciso di fare una trasmissione diversa, non ci interesseremo di argomenti specifici del territorio, ma vogliamo tributare un omaggio a Marco Pannella e lo facciamo questa sera con questi amici che sono in studio con noi stasera. Innanzitutto buonasera a Paolo Rizzotto, buonasera Paolo, Buonasera, ben ritrovato. grazie. Accanto a lui, ex sindaco di Ischia, Peppe Brandi. Ciao Peppino, buonasera, ben Buonasera a te e agli ritrovato. ascoltatori. E non poteva mancare una trasmissione su Marco Pannella, il radicale storico Peppe D'Ambra. Ciao Peppe, buonasera. Buonasera a Mattia e a tutti i tuoi telespettatori. Allora, incominciamo subito con dire una cosa importante. Noi tributiamo questo omaggio a Marco Pannella, vedremo tra poco una serie di servizi, ci collegheremo telefonicamente con qualche amico, quindi sarà una serata molto, voglio dire, variegata. E iniziamo subito con un servizio che abbiamo pescato. Marco Pannella, scusate il termine, ne ha fatte tante, ne ha dette tante, si è interessato di tantissimi argomenti. Cominciamo a vedere queste che sono, con questo servizio, le battaglie principali di Marco Pannella. Sentiamo. Dalle apparizioni al Maurizio Costanzo Show negli anni 80, alle tribune politiche in TV negli anni 70, con immagini ancora in bianco e nero, fino all'incontro con il Dalai Lama nel 94, ricordando poi le sue battaglie, gli scioperi della fame e della sete, i sit-in e i comizi accalorati. È un lunghissimo omaggio di oltre un'ora, quello pubblicato sul sito di Radio Radicale pochi minuti dopo la morte del loro storico leader Marco Pannella, scomparso a 86 anni, con il titolo Ciao Marco. Affonda nelle nostre notti oltre nei nostri giorni, il divorzio, l'aborto, l'obiezione di coscienza, la felicità, una sessualità nuova, tutti questi L'omosessualità. temi, l'omosessualità, l'eterosessualità, l'eiaculazione precoce, tutte queste cose le quali se vuoi possiamo e dobbiamo parlare se vogliamo poi impedire che i genitori guardino crescere i loro figli col timore che la ragazza diventi puttana o con il ragazzo omosessuale o cose di questo genere. Immagini storiche che ne ricordano e ne celebrano lo spirito da combattente fino all'ultimo, per difendere i suoi ideali. Pensa un po' che io sto raccontando una cazzata alla gente, anche a te. Io non sto bevendo da 2 giorni. Vedi che faccio ciò? Mi sono fatto truccare le labbra. Non ho saliva, parlo impastato, perché io prendo per il culo gli italiani. Dico che digiuno e invece no! Ma immagini che ne ricordano anche la simpatia e la voglia di scherzare. Sono Cosa soldatini, fai? sono. Basta! E questa cosa serve? Niente, non hai sentito Giovanni Paolo II? L'hai sentito? Basta con le armi, disarmare, tu gli dici di sì quando lo vedi? Eh? E beh, ma che cosa devo Bel repubblicano che dire? sei! E non potevamo iniziare questa trasmissione senza dare subito la parola a Peppe D'Ambra, radicale storico, dicevamo, no? Ci ricordavamo con Peppino Brandi ieri al telefono il famoso fatto dell'asterisco, quando siglavi i tuoi pezzi, Peppe D'Ambra asterisco radicale poi in coda. Quindi sei stato per anni Peppe D'Ambra asterisco per noi, per tutti noi addetti all'informazione locale. Allora, che cosa è stato per te Marco Pannella, Erano Peppe? gli anni più belli, erano e sono stati gli anni più belli della mia vita, che poi io da Napoli venivo a Ischia, quindi non mi conoscevano, nessuno mi conosceva, perché non vivevo a Ischia, vivevo a Napoli. Io i ricordi di Pannella, se permetti, i ricordi personali, forse qualche aneddoto lo dirò durante la trasmissione, però come lui ci ha insegnato nei suoi momenti di felicità, l'importante è che gli altri parlano. Allora, in una piccola ricerca fatta in questi giorni, dove sui social i mass media hanno fatto quello che gli hanno negato per una vita intera, ho raccolto una serie di dichiarazioni abbastanza significative. Per esempio quella di Roberto Saviano, che nel 1980, quando lui, no, nel 1900, per i suoi 80 anni, espresse i suoi auguri con una serie di ossimori che riassumono appieno lo spirito e le battaglie di Marco Pannella, maestro di libertà, pastore che disperde il gregge, secondino che apre i cancelli, giudice che assolve la colpa e condanna la pena, uomo di dignità e passione, una passione vasta quanto l'infinito stesso. Però quello che vorrei sottolineare questa sera in modo molto profondo, è che un anticlericale per eccellenza come lui, che ha iniziato con le sue battaglie
contro il concordato che stabiliva dei privilegi che ancora oggi non si riescono a togliere. Noi parlavamo dell'IMU, delle tasse che lo Stato del Vaticano non ha mai versato allo Stato italiano laico. Però vi posso garantire, ed è storia che tutti lo possono andare a verificare, che da Papa Giovanni XXIII, Papa Roncalli, se lo ricorderanno soprattutto i cattolici, no? Quel Papa buono, il Papa buono che tutti, da allora fino all'ultimo, Francesco, con il quale c'è stato un rapporto eccezionale in questo brevissimo periodo in cui Papa Francesco, ci sono stati attimi di estrema riconoscenza nei confronti delle battaglie civili sacrosante di difesa dei più deboli da parte di Marco Pannella. Nel 1975 non possiamo non ricordare che la prima clericale a entrare nel Parlamento fu Suor Marisa Galli, che Pannella con un colpo di genio riuscì a convincersi a candidarsi nella lista radicale e venne eletta quale deputato, primo deputato clericale ad essere eletta nel Parlamento della Corte. E in quello stesso anno Suor Marisa Galli annunciava sempre sul Mondo: il mio impegno per i diritti civili è di lunga data, avendo iniziato con le battaglie per far rispettare la Carta dei diritti del fanciullo. Ancora oggi noi vediamo che questa carta viene calpestata, stiamo parlando del 1975. Nei miei 20 anni di esperienza pedagogica in istituto assistenziale, con il Partito Radicale, che è il movimento più autenticamente cristiano che abbia mai conosciuto, mi ci ritrovo semplicemente perché è totalmente in accordo con la mia pedagogia, che vuole sempre partire dall'uomo. Questa è la caratteristica. Poi la mia venuta a Ischia nel 1987 fu proprio in occasione, chi se la ricorderà, della grande campagna di "O lo scegli o lo sciogli". Fu lo slogan che nel 1987 provocò uno slancio di entusiasmo e di generosità di oltre 10.000 uomini e donne di ogni parte del mondo nei confronti del Partito Radicale e della sua decisione di cessare l'attività contro il potere sovversivo dei mezzi di comunicazione che avevano stravolto l'immagine e l'identità del Partito Radicale. La rivolta di premi Nobel, di ministri, di parlamentari, di sacerdoti, di scrittori, di uomini di cultura, di ex terroristi che presero per la prima volta nella loro vita nel 1987, ripeto, la tessera di un partito. Anche Ischia, dove io mi portai da Napoli ed ebbi modo di conoscere un poco la B, oltre 150 furono gli iscritti che risposero a quell'appello. E mi fa piacere che questa sera sia ospite in questa puntata l'amico Peppe Brandi, perché Peppe Brandi fu uno di quelle 150 persone che dissero no del Partito Radicale, e anni luce, perché Peppe Brandi conoscete benissimo quali sono sue idee, le sue posizioni politiche. Le sue idee, le sue posizioni. Chiudo questo e chiedo scusa agli altri intervenuti, ma mi lasceranno qualche cosa. Sul Libero è uscito un articolo bellissimo di Filippo Facci, giornalista, uno dei pochi giornalisti liberi che riesce a scrivere quello che pensa, distante da Marco Pannella, che non, quindi non è che possiamo dire che è un filo pannelliano. Marco Pannella ha interrotto lo sciopero della morte. Era iniziato il 2 maggio di 86 anni fa e forse era l'unico sciopero che nessuno gli aveva chiesto di interrompere, che nessuno derideva o considerava patetico, che non anticipava una battaglia tremendamente inattuale e che altri, un domani, avrebbero vendemmiato e magari vinto al posto suo. Pannella, da una 60ina d'anni, diceva cose giuste ma con troppo anticipo, così sembravano sciocchezze. Quando si realizzavano, lui era già passato a dire altre cose giuste ma con troppo anticipo e sembravano altre sciocchezze, così sembrava che dicesse sempre sciocchezza e non ne diceva mai. Sono i riconoscimenti che io mi sento di fare, al di là dei ricordi che forse, ripeto, qualche aneddoto della mia... Sicuramente dopo qualcosa ci dovrai della regalare. Della mia vicinanza, della mia fortunata vicinanza, con uno dei pochi politici che si possono chiamare con la P maiuscola esistiti in Italia, in Europa e nel mondo, perché parleremo anche dei riconoscimenti
che sono stati dati. Qualcosa abbiamo già visto, anche amicizie internazionali, Dalai Lama, abbiamo visto quel servizio. Bravo, un piccolo inciso proprio per il mondo tibetano, che difeso da sempre da Marco Pannella quando veniva attaccato dalla Cina che voleva distruggere questo posto. E ancora oggi, ultimamente, il Dalai Lama si è recato presso casa sua via Panettieri a Roma a regare l'ultimo saluto a Marco, esortando a non fargli un brutto scherzo. Purtroppo la morte è per tutti. Come la cosa. Per esempio adesso sta in onda un filmato, c'era quello splendido maglione azzurro con cui è passato subito prima, quello fu un regalo fatto da noi radicali di Napoli a Marco Pannella e lui lo indossava con tanto affetto ogni qualvolta veniva a Napoli. Bene, grazie a Peppe D'Ambra, passiamo a Peppe Brandi, abbiamo scoperto tutto sommato che cosa ci fai qui stasera, insomma, hai avuto la tessera radicale. Il tuo ricordo di Pannella è questa fortunata avventura poi di prendere la tessera radicale nell'87? No, la tessera radicale non l'ho presa perché me la chiese Pannella, perché ho dovuto alzare bandiera bianca nei confronti di Peppe D'Ambra che mi ha incalzato, perché sapevo che di questa mia presenza, di questo mio modo di vedere le cose, come diceva Pannella, in maniera liberale, libertaria, liberista, quindi proprio su questi tre punti lui mi ha incalzato e poi alla fine ho contribuito, insomma, con un pensiero a iscrivermi al Partito Radicale e poi successivamente a rinnovare da anni. Allora, diciamo un pensiero molto sostanzioso, perché all'epoca si trattava, nel corso di una testa di altri partiti andavano sui 10, 15 metri, all'epoca l'iscrizione al Partito Radicale già costava, stiamo parlando del 1987 a 350 mila lire. Vabbè, comunque voglio dire, poi anche successivamente, allora avere la doppia tessera era quasi un segno distintivo, non è come adesso che è un fatto negativo. E quindi diciamo personalmente nessun ricordo specifico, due fatti che sono accaduti al Pannella sono quando nel 1974 ci fu il referendum contro il divorzio, che era stato con la legge Fortuna, Basilini Fortuna era stata approvata nel 1970, quindi nel 1974 si fece il referendum. Pannella naturalmente stava proprio in primissima fila sulle barricate a favore naturalmente del mantenimento della legge, e i democristiani, allora il segretario era Fanfani, i democristiani erano naturalmente contrarissimi, eccetera. Il segretario della sezione della Democrazia Cristiana dice era Enzo Mazzella, mi raccontò Enzo che la mattina alle 5 ricevette una telefonata: sono Fanfani, mi risulta che nel suo comune si sta facendo poco per mantenere insomma, di attività nei confronti del referendum, eccetera. Io la invito, ma allora Enzo mi dice: ma non scherzare, ma chi sei? Dimmi il tuo nome. E io sono Fanfani, la prego di... Poi naturalmente capì, insomma, voglio dire, la Democrazia Cristiana in quel tempo si espose in una maniera incredibile e naturalmente prese una legnata. Io stesso votai a favore del divorzio, perché io ho votato a favore del divorzio non perché divorzio, infatti non ho divorziato mai, non ci penso nemmeno, però non dovevo assolutamente inibire la possibilità di divorziare a chi era in condizione di volerlo fare e di doverlo fare. Quindi da questo punto di vista io ho molte battaglie di Marco Pannella le ho condivise. Poi parlare di Pannella è pure facile, perché tu all'inizio hai detto, questo ha detto tutto il contrario di tutti. Io dico liberale, libertario, liberista, anticlericale, socialista, antiproibizionista, non violento, insomma c'è tutto, c'è uno spettro amplissimo nel quale in un meandro, in una piega, in un angolino trovi qualche cosa. Ci trovi Marco Pannella, insomma, dappertutto, in tutti gli angoli. Tutta una serie di addentellate, per cui se non sei antiproibizionista sarai qualche altra cosa, insomma c'è sempre la possibilità di avere un aggancio. E per questo, diciamo, poi è un politico che, diciamo, ha percorso il campo per traverso, ma non perché
era un saltafossi della politica, per cui perché la politica è fatta di esperienze, di sperimentazioni, per cui si è avvicinato pure a Berlusconi quando ha fatto l'accordo con Berlusconi, ma precedentemente aveva fatto l'accordo con il partito, anche con il PSIUP, che allora era l'ala, diciamo, più a sinistra del Partito Comunista. Voglio dire, da questo punto di vista, Pannella è un politico modernissimo, modernissimo, nel senso che fa della politica non il tempio della sacralità e della verità rivelata, ma si mette continuamente in discussione. Il dubbio è fertile, c'è cioè la bontà della fertilità del dubbio, e lui era un uomo che dubitava di questo, però aveva un grande pregio, questo lo devo riconoscere pubblicamente. Quando sbagliava, ammetteva e riconosceva di aver sbagliato, ammetteva l'errore e presentava delle scuse. Quando lui è stato uno dei più violenti accusatori di Giovanni Leone, presidente della Repubblica, e Giovanni Leone, dopo una campagna elettorale, di una campagna, diciamo, giornalistica violentissima, fu costretto a dimettersi. Poi però, quando furono festeggiati, fu festeggiato il 90° anno a Leone, alla festa che gli fecero lì al Senato, Marco Pannella gli presentò una lettera nella quale riconosceva i propri errori e chiedeva scusa a Giovanni Leone per aver cavalcato, insieme al Partito Comunista, i comunisti di quel tempo, ha cavalcato, diciamo, le infamie e le cose non giuste dette nei secondi punti. Voglio dire, è un uomo da questo punto di vista che va ammirato, perché non sempre in politica chi sbaglia riconosce l'errore e fa ammenda di questo suo errore, e invece Pannella lo ha fatto. Io per questo l'ho sempre, diciamo, ammirato, come pure Peppe D'Ambra l'ha detto nella presentazione di questo grande statista, a cui sono state fatte dei torti inenarrabili. Si è data ultimamente Napolitano ha dato il senatore a vita, ha fatto senatore a vita, tanto per dire, insomma, personalità importanti, qualche uno la meritava, qualche altro no. Il senatore a vita lo stesso presidente del Consiglio, Monti, eccetera, insomma. Però, scusami, per sgombrare il campo da ogni equivoco, perché ho letto dei commenti sui social, commenti macabri e disgustosi, certo. Pannella è l'unico, tra tutte le sue unicità, è l'unico parlamentare che non ha mai percepito il vitalizio, che ha rinunciato fin dal primo momento in cui gli veniva assegnato. Non solo ha rinunciato, ha venduto tutte le proprietà paterne e materne per fare attività politica. Bisogna dire di più, per il vitalizio. Lui è stato colui che ha incarnato il fatto di fare 2 anni e mezzo di legislatura e poi passare il testimone a chi era il primo dei non eletti per fare certo, esperienze. E con questo sistema lui automaticamente dava a chi lo seguiva la possibilità di assorbire. E di fare esperienza, quindi. Un'esperienza... Fare esperienze, ma lui perdeva il titolo, il diritto alla pensione, che veniva, o al riconoscimento, diciamo, finanziario, che veniva riconosciuto a colui che veniva dopo di lui. Cioè, voglio dire, da questo punto di vista, uno per nulla attacca per niente, tanto è vero che i suoi lasciti sono lasciti morali, di idee, di battaglie, ma non ci sono lasciti di cose fisiche. Non ce certo, stato, bene. Paolo Rizzotto. Allora, scopriamo perché sei qui. Perché un ricordo avete... personale di Pannella. Mi avete invitato, io vi ringrazio e devo dire, voglio sottolineare l'intelligenza e soprattutto la sensibilità di Tele Ischia, che innanzitutto perché ricorda Pannella, pur non essendoci fatti proprio specifici che riguardano qualche suo intervento su Ischia o a Ischia, e poi lo fa, viva Dio, non immediatamente dopo, cioè non è tra quei mass media che si è tuffato su questo grandissimo statista Peppe Brandi, che ha detto delle cose molto belle prima, ha giustamente usato un'espressione statista. Peraltro faccio una battuta: per tutto quello che ha detto prima Peppe Brandi, mi viene da chiedere cosa ci facesse lui con la Democrazia Cristiana. Ma questa che è una battuta, perché in realtà Peppe Brandi è sempre stato un democristiano, dal mio punto di vista, abbastanza atipico,
per come io ho visto la Democrazia Cristiana da quando ero ragazzo. Voglio spiegare perché io, che non sono mai stato un militante radicale, sono sempre stato radicale e pannelliano, perché ho conosciuto Pannella nonostante tutto tramite la televisione, dico nonostante tutto perché sappiamo il regime, il bavaglio, che cosa ha rappresentato per questo paese, sappiamo cosa è stata la RAI.
Le Magique, magiche occasioni per vestire alla moda. Rendi il tuo ambiente più sano. Rivolgiti ad AgriGarden, specialista in farma agraria e fornitissimo in prodotti per il verde. AgriGarden effettua trattamenti di disinfestazione e deratizzazione. Non perdere tempo. È ora il momento di intervenire contro topi, ratti, arvicole, blatte, zanzare, formiche, mosche ed insetti vari. Preventivi personalizzati sul posto. Chiamaci 081 98 20 07 e 380 73 93 275. Ti risponderanno i nostri esperti, coordinati dal dottor Giovanni Di Meglio. Siamo in via Michele Mazzella, ad Ischia. Un ambiente salubre ti aiuta a vivere meglio. AgriGarden, soluzioni per il verde. Alma Lava Ischia. Forniture per alberghi, ristoranti, bar. Alma Lava Ischia effettua il ritiro e la riconsegna dei capi a domicilio. Alma Lava Ischia, esperienza e qualità al servizio dell'ospitalità ischitana. Alma Lava Ischia ad Ischia, telefono 081 90 56 43. Alma Lava Ischia, la convenienza di scegliere i professionisti del settore. Super prezzi imbattibili da Di Iorio Elettrodomestici. iPhone 6S 16 GB a 699 euro. Pacchetto promo volantino, frigo più lavatrice a 355,99 euro. TV LED 39 pollici Siyong 239 euro. Lavatrice 6 kg Dicom 184 euro. Piano cottura 60 cm Ignis 99 euro. Forno inox 60 cm Ignis. Ventilato classe A 199 euro. Lavastoviglie in casa Candy, classe A+, 249 euro. Clima 9000 BTU, inverter, caldo freddo, classe A+, AA, 349 euro. Di Iorio Elettrodomestici, centro team. Vieni a Piedimonte, Barano, e trovi i super prezzi imbattibili di Iorio Elettrodomestici, dove il meglio costa meno. Centro Medico Aragonese, la fisioterapia per la tua salute. Laser ad alta potenza, Tecar, SIT, riabilitazione ortopedica, neurologica, posturale ed elettroterapia. Siamo in grado di ridurre un'infiammazione, togliere il dolore, migliorare il movimento articolare, abbreviare i tempi di recupero motorio. Grazie alla pedana propriocettiva Tecnobody, curiamo le patologie di anca, ginocchio, tibio tarsiche, lesioni meniscali, trauma della caviglia, soprattutto nel periodo post-operatorio. Ginnastica correttiva per bambini, ginnastica posturale per adulti e Pilates. Siamo in via Giambattista Vico, ad Ischia Ponte. Centro Medico Aragonese. Per il tuo corpo, per la tua salute. Valgri, lo specialista do pienolo. Distributore ufficiale La Raspata, specialisti del buono. Allora riprendiamo la nostra carrellata ricordando Marco Pannella, però c'era Paolo, volevi un attimo chiosare, un attimo solo, c'è la chiosa di Rizzotto, dopodiché facciamo subito... No, solo una battuta a corredo e integrazione di quello che ha detto soprattutto prima Brandi, che effettivamente quel referendum sul divorzio fu vinto poi anche se non soprattutto dagli uomini e dalle donne anche democristiane, che capirono lo spirito di quella legge indipendentemente poi dal credo anche religioso. Quindi questo è un importante attestato di quanto
l'intelligenza poi delle persone ti porta a capire certe battaglie, al di là poi delle posizioni politiche o addirittura religiose. Questi sono quegli angoli, quegli spiragli di cui parlava prima Peppe Brandi, dove ci trovi comunque un po' di pannello. E forse, visto che poi c'è da chiedersi perché poi quelle stesse persone poi non lo votavano così in massa nelle elezioni politiche, probabilmente anche perché forse il referendum era dei momenti in cui si era più liberi di votare rispetto ad altre situazioni. Allora, mi permetti una pannellata questa sera? Una pannellata? Per omaggiare il mio maestro di vita, soprattutto, che io mi porterò sempre dentro. Solo un piccolo inciso su quello che ha detto Paolo e Peppe Brandi. Voglio soltanto ricordare ai telespettatori che il referendum sul divorzio si fece nel 1974, quando c'era ancora il delitto d'onore in Sicilia per le donne e quando c'era tantissima violenza all'interno delle famiglie, che veniva anche giustificato in un certo senso nei confronti delle donne. Furono tantissime, vi posso garantire, io stavo a Napoli e l'ho vissuto in le donne che si portavano al Partito Radicale per denunciare e dire il loro, che loro sarebbero andate a votare perché si potessero contare almeno su quest'arma di difesa in un contesto veramente drammatico, perché vi ripeto, nel 1970 fatto la legge, nel 74 la volevano abrogare. Ma torniamo un attimo alla pannellata, giusto per capirci di quanta difficoltà ha trovato Pannella, ripetendo le parole di Facci, perché Pannella parlava sempre prima delle cose. Oggi noi ci troviamo a vivere su quest'isola un problema serissimo, che è quello della sanità isolana, che non ha mai interessato nessuno. Dalla buonanima di Domenico Di Meglio, che mi diceva: Peppe, ma tu che vuoi, io se faccio un articolo dove denunciamo i fatti della sanità non vendo i giornali, ma se io denuncio il fatto, denuncio, porto a conoscenza che duri uno, che sono andato ammazzato perché chi l'ha fatto è connacchiato, vendo il giornale. Con questo che cosa voleva dire, in effetti? Che la gente voleva tutto un altro tipo di informazioni. Quello che sta accadendo ancora oggi, noi dobbiamo riconoscere, almeno noi come giornalisti, perché tu sei un giornalista, io sono un giornalista, Paolo pure ha scritto, ha fatto del giornalista. Allora, grazie a una giornalista molto coraggiosa che sta sulla nostra isola, che cammina per tutta le strade di Tatrofa, abbiamo scoperto che c'era il pericolo che venisse tolto l'UTIC, no? Che tutto quando sentono parlare dell'UTIC, che secondo me, e poi vi dimostrerò perché secondo ho ragione, nessuno sa effettivamente che cos'è l'UTIC, perché da anni prima che fosse formato l'UTIC, il reparto UTIC, voluto soprattutto da un altro amico deceduto l'anno scorso prematuramente, Pio Scippa, l'infermiere con i capelli lunghi che stava in ospedale, che era gentilissimo con tutti e anche molto un poco sprezzante nei momenti in cui si trovava a dover portare avanti le sue battaglie. Quello che fa oggi l'UTIC l'hanno fatto in modo eccellente i cardiologi presenti all'interno dell'ospedale, la dottoressa Marino, Lello Pilato, Verdolivo, che stavano là e riuscivano a garantire la prima assistenza all'infartuato. Stabilizzavano l'infartuato e lo mandavano a Napoli per seguire. Quando nacque l'UTIC, e mi ricordo quante discussioni abbiamo fatto con Pio Scippa sulla spiaggia, l'UTIC senza emodinamica non serve a niente, perché le cose che fa oggi l'UTIC le facevano brillantemente questi dottori anche prima: stabilizzare l'ammalato e trasportarlo con l'elicottero. L'UTIC oggi a Ischia serve esclusivamente a garantire la presenza di un primario che non serve a niente, perché non può operare, perché a fare una puntura e stabilizzare l'infartuato non ci vuole certamente un primario. Rendo bene l'idea. Quindi tenere l'UTIC in queste condizioni per tutti questi anni significa aver sperperato un sacco di soldi e tolti ad esigenze più gravi.
Sono anni, dico a questi che stanno raccogliendo le firme, dico alla Maria di Scala che è presente nel Consiglio regionale, dico al Verdename che si inventò il cratere che restava nascendo nel porto di Casamicciola, che oggi si è buttato sulla notizia. I problemi dell'ospedale di Lacamino sono altri, sono i vecchi che stanno morendo nel corridoio del reparto di medicina che non ha posti letto. Sono le formiche, l'invasione degli insetti che stanno in tutte le parti, financo in animazione. Non è certamente un reparto che non serve, non perché non c'è necessità, perché fatto in questo modo, senza la possibilità di un minimo intervento di emodinamica che va dal più semplice, che il pacemaker, la messa in opera di pacemaker, che ci vogliono 5 minuti senza nemmeno anestesia, e non si riesce a fare a Ischia e bisogna andare a Napoli a farlo, oppure fare una coronografia, perché è quello che salva effettivamente. A che ci serve a noi quest'UDI? Che è meglio perdere un settore della sanità che non serve così com'è e aumentare i posti letti in medicina, in chirurgia, e garantire tutta l'assistenza sanitaria fatta, certo, come si deve. Allo stesso modo, noi abbiamo visto fra ieri e oggi lo sperpero di denaro pubblico, che non si faceva nemmeno ai tempi di Beppe Brandi, per preparare che cosa? La servetta che sta in ospedale, per preparare la casa bella al padrone che sta arrivando alla Manda Marchi Salernitana, perché quella è la Manda Marchi Salernitana, dove va a fare promessa a sorrente, porta 4 pullman nuovi, va a fare la presentazione e poi se li riporta di nuovo indietro, e sorrende non vede mai la stessa cosa che è capitata anche a Ischia l'anno scorso. Stiamo parlando, per chi non ci ha capito, di De Luca. La Manda Marchi Salernitana. Per chi non ci avesse capito... La Manda Marchi Salernitana. Ci ha preparato, e ti faccio vedere, e sono quasi convinto che domani non avrà il coraggio, perché fra la protesta di Procida e quello che si è riuscito a fare, che si viene a prendere. Dovrebbe venire Polimeni domani, il commissario. Chi? Il commissario della sanità regionale. Si viene a prendere i pomodori, domani non verrà. Però intanto si sono sperperate migliaia e migliaia di euro per fare una tinteggiata esterna solo alla facciata, capisci bene, per bravo. Solo alla facciata, che se tu giri un attimo la testa, giri un attimo a sinistra, trovi buchi dappertutto, questo è quello. Certo. Scusa, va bene, voglio solo concludere, perché questo è un fatto gravissimo, e mi auguro, ripeto, che i rappresentanti che adesso siedono nel Consiglio regionale si interessino seriamente della sanità, perché noi ci apprestiamo a vivere un'altra estate, per fortuna, ricca di nuovi ospiti, e faremo trovare, come per gli anni passati, una sanità che nemmeno ai tempi di Brandi era caduta così in basso con questi disservizi. Io voglio sapere dalla servetta che ha preparato la casa al padrone che stava arrivando, pulendola e nascondendo l'immondizia sotto il tappeto, dove avrebbe mandato quei poveri vecchi che stanno nel corridoio ancora oggi o all'interno? Ma perché non libera l'ospedale da quegli uffici dopo che sono stati fatti i lavori a due passi da qua, all'ex maternità, dove ci sono stanze e stanzoni completamente vuoti, si portano tutti gli uffici che stanno sul lato destro dell'ospedale e si fanno posti letto per garantire la dovuta e giusta assistenza sia d'estate che d'inverno per gli ammalati? Questi, secondo noi, secondo il modo di pensare radicale, sono importanti. Dell'UTIC fatto in questo modo non ne abbiamo bisogno, è meglio che lo chiudono e se lo portano, altrimenti bisogna mettere vicino all'UTIC e si devono prendere gli impegni. Il verde di bronzo è la nostra rappresentante alla regione a garantire un'assistenza veramente seria per gli isolani e per i tanti ospiti che verranno in questo periodo. Nel precedente intervento Peppe D'Ambra ha sottolineato alcuni interventi, alcuni che sui social hanno detto delle cose nei riguardi di Marco Pannella. Noi abbiamo preso questo servizio proprio per sentire quello che è stato l'omaggio sui social nei confronti di Pannella. Il mondo politico saluta Marco Pannella, scomparso a Roma all'età di 86 anni. L'omaggio sui social network, da Matteo Renzi al presidente del Senato Pietro Grasso, dal candidato sindaco di Roma Roberto Giachetti. I radicali avevano recentemente annunciato di sostenere la candidatura del PD alle comunali di Roma, fino al Vaticano. Un protagonista straordinario della vita non solo politica italiana e transnazionale, verrebbe da aggiungere, scrive il premier Renzi su Twitter con l'hashtag Ciao Marco.
Dobbiamo molto a Marco Pannella, uomo forte e appassionato, protagonista della nostra storia e delle battaglie per i diritti civili, sottolinea Pietro Grasso, mentre Roberto Giachetti scrive: caro Marco, vorrei solo dirti di questa solitudine che mi lascia avvolta nel dolore e dirti che quella nostra rosa per me ci sarà ancora. Ciao Marco, il PD saluta un grande leader politico, si legge sull'account Twitter del PD, mentre la ministra Marianna Madia scrive semplicemente: ciao Marco, ci mancherai. Breve anche il commento di Maria Elena Boschi: addio a un combattente. Il leader del Carroccio, Matteo Salvini, scrive: onore a Marco Pannella, combattente. Molte sue battaglie non le ho condivise, altre sì. Gli riconosco di averci sempre messo la faccia. Sul suo blog, Beppe Grillo, fondatore del Movimento 5 Stelle, ha ricordato Pannella come un leader politico che ha fatto della democrazia diretta tramite referendum una delle sue battaglie di una vita. Diciamolo, si legge sul post, anche quando non si era politicamente d'accordo con Marco Pannella, non si riusciva proprio a pensar male di lui. Anche il Vaticano ha commentato la notizia della morte di Pannella. È una persona con cui ci siamo trovati spesso in passato su posizioni discordanti, ha sottolineato il direttore della sala stampa vaticana, padre Federico Lombardi, ma di cui non si poteva non apprezzare l'impegno totale e disinteressato per nobili cause, ad esempio quella a cui si è molto dedicato negli anni recenti in favore dei carcerati. Ma non solo il mondo politico ha voluto rendere omaggio al leader dei radicali. La rockstar Vasco Rossi sul profilo Facebook ha pubblicato una foto con Pannella. Viva Marco Pannella, sempre vivo nei nostri cuori e nelle nostre conquiste sociali. Il giornalista scrittore Roberto Saviano ha citato Pierpaolo Pasolini. Marco Pannella, uno scandalo inintegrabile. Bene, allora queste erano un po' tutte le voci, anche le più rappresentative, i messaggi più rappresentativi delle personalità non solo politiche, avete sentito, ma anche nel mondo dello spettacolo. Peppe Brandi, allora cosa ne pensi della pannellata che ha fatto il buon Peppino D'Ambra? Penso che sia una spennellata fatta cum grano salis, cioè, con precisione e con intelligenza, perché poi Peppe, quando io non ho mai sentito parlare a Vanvera di cose inutili e inesatte, dice sempre cose centrate. E praticamente le cose che siano o si fanno con un criterio, oppure meglio non farle, perché poi il fatto che dell'apparata, questo fa parte di tutti coloro i quali hanno una visione della politica, diciamo, teocratica, che si credono dei padri eterni scesi in terra, quindi hanno bisogno degli aerei per le parate militari, delle spennellate all'ospedale per le parate di tipo medico, eccetera. Quindi sono queste persone che alimentano questi atteggiamenti che io non condivido. Per quanto riguarda l'ospedale, io dicevo a Peppe in questo breve lasso di tempo in cui non eravamo collegati, che quando ho dovuto mettere in campo tutte le mie energie per la terapia intensiva e la rianimazione, perché altro che UTIC, in quel tempo, se non si facevano questi due reparti, praticamente di persone che se ne andavano all'altro mondo, ce ne sarebbe stato molto di più di quando non ce ne sono effettivamente stati. Ricordiamo, scusami, Peppe, la dottoressa Coglioni, che è stata l'anima della rianimazione. Proprio per dire quello, per rinforzare il pensiero di Peppe, quando io ho messo mano a queste, per prima cosa ho pensato ai driver, i guidatori, cioè i primari, perché è inutile che tu fai il reparto e non hai il primario all'altezza della situazione, e i primari non è che venivano prese per partito politico o per tessera in tasca, venivano prese attraverso un concorso. Quindi quando io ho svolto i concorsi, il tema che ha orientato la mia amministrazione, con tutti gli altri amici che erano nel comitato di gestione, eccetera, era portare le migliori professionalità a Ischia, perché Ischia aveva bisogno di un ricambio, di un fiotto di vita nuova, di linfa nuova, eccetera. Ed ecco che Paola Cogliolo, buonanima per quanto riguarda la rianimazione, era, diciamo, allieva del professore Cuocolo, che era una scuola da un punto di vista, diciamo, del loro settore anestetistico per quanto riguarda il Mezzogiorno d'Italia. E per quanto riguarda la chirurgia, Cimmino, che era un eccellente chirurgo. Quindi, presi i driver all'altezza, poi si sono fatte le cose. Insomma, voglio dire,
pensare ad un unico elemento che poi debba essere caratterizzante di tutto l'andamento dell'ospedale è sbagliato, perché l'ospedale è come un pane e le cose che si fanno sono dei lieviti. Se posso fare una domanda a Brandi, scusami se mi... No, giusto per capire, perché altrimenti noi poi, poi la gente non riesce a capire bene, perché il compito del primario, io sono convinto di una cosa che adesso ti andrò a dire, è anche quello di portare avanti e risolvere i problemi del reparto. È chiaro che esiste. Il fiore all'occhiello del primario deve essere il reparto. E io sono convinto che sia Cimino che la Cogliolo ti tempestavano di richieste per rendere il servizio sempre più efficiente. Non credo che questi primari che stanno attualmente all'interno del nosocomio Lacchese, che hanno ridotto in quello stato, abbiano la forza di fare le dovute richieste per rendere sempre più servizio. Tu ti ricordi quante cose ti chiedevano all'epoca, tu dovevi fare i salti mortali? Certo. Era uno sfarfallio di immagini e di richieste che si presentavano alla mia attenzione, all'attenzione degli altri colleghi che governavano la sanità in quel tempo. Ma insomma c'era anche una passione civile, una sensibilità sociale diversa dal tempo attuale. Oggi questa passione non c'è, ci sono gli orientamenti, i posizionamenti, le situazioni, gli interessi. Comunque io non vorrei parlare tanto di questo, perché tra poco torniamo a parlare di pandemia. Siamo noi in questo modo, ti posso garantire che stiamo veramente celebrando nel modo giusto un combattente di queste. Noi stiamo per adesso, stasera, scusami la presunzione, stiamo facendo la corretta informazione che era il pane per Marco Pannella, perché altrimenti facciamo passare delle cose che non esistono, invece noi dobbiamo far sentire alla gente che ci sono occhi vigili, perché non solo loro vedono gli ammalati nel corridoio o il fatto che non trovano la siringa, perché oggi in ospedale è difficile anche trovare, perché i reparti trovano difficoltà anche a poter reperire una siringa per svolgere il proprio lavoro. Ma che ne sanno questi qua che sono scesi in campo? Scendete in campo per i veri e reali problemi della sanità isolata, lasciate perdere queste case di lusso che servono soltanto ai primari, magari per farsi un nome e poi per altri tipi di interessi che Brandi. Quando lui ha detto la corretta informazione, Marco Pannella veniva accusato spesso di essere troppo prolisso nei suoi interventi, eccetera. Poi non vi parlo di Marco Boato, che ha il record di 24 ore consecutive di intervento per una legge, un'approvazione di una legge. Marco Pannella ha fondato un giornale che ha vissuto poco, un paio di anni, Liberazione, però ha messo in piedi la Radio Radicale, che svolgeva la sua attività da uno studio non più grande del nostro. E in più, quando ha fondato il Partito Radicale, insieme a lui, oltre a quelli dell'ultima ora, Eugenio Scalfari che si infila dappertutto, dove ci sta da raccattare un consenso o una medaglia, c'è sta Eugenio Scalfari. Lui l'ha fatto con Pannunzio, che all'epoca era il direttore del Mondo, un settimanale che era un giornale che era praticamente letto da tutti gli intellettuali del mondo. Pannunzio era il papà del moderno giornalismo. Quindi voglio dire, anche da questo punto di vista, questo è un altro aspetto caratterizzante, cioè l'informazione che dava Marco Pannella era l'informazione fruibile anche dal meno dotto, non dico il più ignorante, dal meno dotto dei suoi ascoltatori. Questo perché lui diceva: quando io parlo, le mie parole sono proiettate verso l'altro, l'altro deve essere messo in condizione di recepirle nella loro interezza e nella loro integrità, senza cioè le interpretazioni, da qui poi la dietrologia e la sottologia, cioè un mondo dei mondi paralleli alle informazioni. Quindi anche da questo punto di vista è stato un antesignano, perché quante volte noi abbiamo sentito nelle tribune elettorali i linguaggi e le espressioni ermetiche, dove ci voleva un grimaldello per capire che cosa veniva detto dal politico, perché il politico molto spesso, diceva a Bonarmi di Umberto Di Meglio, il sindaco Umberto Di Meglio, diceva: Peppi, il signore ha dato la parola al politico per nascondere le idee.
Cioè lui parla per me, cioè il retropensiero, c'è cioè qualche cosa certo. Che non stasera viene. Stiamo celebrando veramente tanta storia anche beh, cioè, della, sì, ho 75 anni compiuto, la storia la posso fare solo io che, e andiamo che da Paolo Rizzotto. Paolo, allora dopo questi momenti così anche di ricordo di storia patria, cos'altro possiamo aggiungere? Ma no, prima mi veniva in mente come, sempre ricollegandomi a quello che avevo detto prima, no? Dal mio punto di vista, anche se voi come diciamo ormai settore, come avvocati, il mondo della giustizia, magistrati, com'è strano questo paese, l'Italia. Perché io ricordo bene la posizione di quella che era la sinistra dominante contro il mondo, contro i giudici, che erano visti, per la verità, in parte anche ragione, come esecutori di leggi definite o magari lo erano fasciste, contro la libertà, contro le idee. E successivamente, dopo Tangentopoli, abbiamo invece visto un fenomeno completamente diverso, cioè abbiamo visto un potere straordinario consegnato in mano ai magistrati e a una parte dei magistrati, mi riferisco soprattutto alla figura del pubblico ministero. Adesso basti pensare che il più stupido ignorante di un pubblico ministero potrebbe anche far arrestare il Papa, e poco ci è mancato, non mi riferisco al Papa, ma qui abbiamo avuto pubblici ministeri che tuttora fanno carriere importanti, che peraltro abbiamo il sindaco di Napoli che ha la collezione, credo, di insuccessi giudiziari, e più insuccessi ha avuto e più è salito nella sua carriera politica, tanto da essere, peraltro ritengo, forse il peggior sindaco che abbia mai avuto la città di Napoli. Volevo dire com'è strana l'Italia, perché dopo Tangentopoli e adesso ancora oggi i politici fanno a gara a ingraziarsi il mondo della magistratura. Per cui quando si fa con le parole, qualcuno riesce ancora a farlo, una battaglia, o si tenta di farlo, per battaglie che poi in realtà sarebbero vecchie, perché io ricordo ero ragazzo, poi studente, si parlava separazione delle carriere. Che cosa vuol dire separazione della carriera? Per farlo capire alle persone, grande battaglia di Pannella, no? Peppe, penso che mi confermi. Vuol dire che il pubblico ministero e l'avvocato, come succede in America, sono sullo stesso piano. Poi c'è un giudice terzo. Non è così invece. Perché i pubblici ministeri, ma basta vedere, frequentare un po' le aule giudiziarie, il pubblico ministero che viene chiamato prima che inizia il processo, che può andare lì dove c'è il giudice, qualcosa è proprio assurdo. L'obbligatorietà dell'azione penale, si parla di prescrizione. Ma perché dobbiamo spesso iniziare processi che sono già prescritti e sono passati parecchi anni, perché il pubblico ministero di turno deve uscire sui giornali e in televisione. Fare queste battaglie, che secondo me sono addirittura datate, nel 2016 vuol dire essere additati come quelli che sono contro i giudici. Per cui abbiamo, e anche questo processo è stato seguito con attenzione da Radio Radicale. Radio Radicale perché, le cose che diceva Brandi, sacrosanto, perché Radio Radicale fa le dirette anche dei processi senza commenti, è una diretta, io lo ascolto, lo sento e mi faccio io un'idea, non c'è il filtro, i processi che si fanno. Un altro processo che è un'altra vergogna di questo Stato è il processo sulla famosa trattativa mafia-Stato, dove abbiamo adesso tre processi che sono collegati a quello, cioè qual era il teorema di questi grandi scienziati dei pubblici ministeri siciliani che andrebbero a mio avviso messi loro sotto processo. Il teorema qual era? Che c'è stato un certo momento in cui pezzi dello Stato importante hanno trattato con la mafia al punto tale da non arrestare Provenzano, e non l'avrebbe arrestato per eseguire, per rispettare questa trattativa, il generale Mori. Il quale generale Mori ha avuto già due assoluzioni, anzi tre, perché una che riguarda pure Rina, e la seconda assoluzione con formula piena in primo grado e secondo grado. Ciò significa in un paese normale che questo, che è il presupposto di quel processo che è ancora in corso, invece quello principale sulla trattativa, dovrebbe saltare. Invece già adesso sono interventi anche come quelli di Travaglio, che criticavano, ecco il mondo come strano, le sentenze non vanno mai attaccate e criticate, criticava Mori
nel salotto bello e buono della Lilly Gruber, perché era stato assolto. Cioè, guardate che paese dove si assolve, ma il generale Mori è un esecutore dello Stato. E questo voglio dire, le battaglie che faceva, perché Sciascia era poi diventò radicale, fu criticato pure per questo, Pannelli ancora non ho capito, Sciascia che poi parlò dei professionisti dell'antimafia, così come Pannella, io vorrei ricordare alla Meloni che forse una strada andrebbe intitolata a Pannella da parte di chi è stato o è ancora Missino, perché Pannella è quello che gli ha dato la giusta, peraltro, dignità politica al Movimento Sociale Italiano, e l'ha fatto ben prima che Berlusconi sdoganasse, diciamo così, a Roma. A Roma, Alleanza Nazionale. Quindi io ritengo sempre che una cosa sono le battaglie. Scusami, eravamo gli unici a partecipare ai congressi del Movimento Sociale Italiano di Almirante. A Catania una volta siamo andati con Marco a presenziare al congresso e riconoscere il giusto diritto alla parola anche di una forza politica anni luce distante da quella del nostro pensiero. Bene, allora ci fermiamo per un altro sacco. Sì, scusami, prego. Giusto per completare quello che stava dicendo Paolo, tra tutte le battaglie non bisogna dimenticare quelle della responsabilità civile dei magistrati. Quando è successo il caso Tortora, Pannella, prima, durante e dopo, non è che ha cavalcato, che lui Pannella non cavalcava le onde, Pannella era colui il quale l'onda la faceva crescere, la faceva sorgere dal basso, ed è stato colui il quale non solo ha fatto presentata l'Europea eletta e tutte queste cose qua, ma ha fatto la battaglia sacrosanta, perché se non si colpiscono coloro i quali fanno i teorici, i teoretici della giustizia, se non si colpiscono nelle tasche, questi qui non la smetteranno mai. E come giustamente ha detto Paolo, prima noi abbiamo dei magistris che fa il magistrato e poi fa il sindaco, probabilmente vincerà pure l'elezione, perché i napoletani sono un po' sciocchi da questo punto di vista, non riescono a cogliere il senso, anche se probabilmente il parterre degli antagonisti non è poi granché, e come lui altri, quell'altro magistrato che aveva fatto le liste insieme a Di Pietro, Ingroia, insomma tutti, cioè, mo fanno gli avvocati, cioè, eppure sembravano dei santori, dei guru. Io quando li sentivo pensavo forse questo qualche cosa, un punto di ragione l'avrà, e invece è tutta fuffa. Bene, allora dicevamo, spazio alla pubblicità, ritorneremo tra poco per continuare a parlare con gli amici di Marco Pannella, tra poco. Le Magique, il tuo nuovo magico mondo per vestire alla moda. Abbigliamento uomo-donna, accessori, sciarpe e borse, bigiotteria e cinture, tutte le taglie, anche taglie comode. Tante occasioni per regalarti e regalare pezzi unici e particolari. All'Acquameno, Le Magique, magiche occasioni per vestire alla moda. Ascensori Indolfi e Spada, la nostra promessa, il risultato. Installazioni di prodotti di prima qualità per alberghi ed abitazioni. Ascensori tradizionali, oleodinamici, con incastellature metalliche, servoscale, poltroncine, ascensori inclinati per esterno. Ascensori Indolfi e Spada offre servizi di manutenzione e riparazione di ascensori di tutti i tipi e marche. Servizi in tutta la Campania ed in particolare ad Ischia, con personale presente sull'isola 24 ore su 24. Ascensori Indolfi e Spada, sede a San Giuseppe Vesuviano a Cercola e a Casa Micciola Terme in via Principessa Margherita. Telefono 081 99 26 09 e 081 52 92 230. Ascensori Indolfi e Spada. Niente più barriere architettoniche. Se cerchi le soluzioni per realizzare i tuoi sogni, scegli un asso. Scegli Associazione Contro Soffittature. Rendi i tuoi ambienti più accoglienti, più belli, più vivibili. Le tue idee diventano realtà con archi e volte in erbo metal a cura di Edil Barbato Raucci. E con Poliedrico Ischia il tuo spazio prende forma. Il polistirolo è l'ideale per l'edilizia, cappotti termici e cornicioni, allestimento negozi e reparti termali. Ogni prodotto è realizzato ad Ischia su misura per te. Al fianco di architetti, geometri, decoratori, imprese edili, Poliedrico Ischia.
E per restauri ricostruttivi e conservativi, scegli Matera Stucchi. Soluzioni in cartongesso ad alta prestazione, acustica, idrorepellente ed antincendio. Operai qualificati realizzeranno i tuoi sogni. Associazione contro soffittature. Edil Barbato Raucci, Poliedrico Ischia e Matera Stucchi. Il tuo asso nella manica. Prisma Forniture, attrezzature ed arredamenti. Da oltre 20 anni leader nel settore turistico alberghiero. Realizziamo arredamenti su misura per bar, pasticcerie, gelaterie, supermercati. Attrezziamo cucine per alberghi, ristoranti, comunità ed impianti di lavanderia. Disponiamo delle migliori marche nel settore. Miele Professional ed Angelo Po Grandi Cucine. Con personale specializzato, vi seguiamo dalla progettazione al collaudo e vi garantiamo un'assistenza seria nel post vendita. Vasta gamma di macchine professionali per ogni esigenza. La tua azienda ha bisogno di competenza e professionalità. Prisma Forniture, un partner affidabile al tuo fianco. Ascom Confcommercio Isola d'Ischia, una realtà al servizio delle aziende. Associarsi conviene. Ecco alcuni servizi offerti ai nostri associati. Corsi di formazione professionale per titolari, amministratori, legali rappresentanti e dipendenti. Agevolazioni bancarie ed assicurative con i principali istituti nazionali ed internazionali. Sconti presso aziende e negozi convenzionati. Sconti particolari su veicoli commerciali aziendali. Riduzione tassa SIAE fino al 30%. Ascom Confcommercio Isola d'Ischia. Uniti per crescere. Dunque, adesso in questo nostro terzo segmento andiamo al telefono perché abbiamo raggiunto, siamo andati in provincia di Potenza per sentire Maurizio Bolognetti, che è segretario dell'Associazione Radicali della Lucania. Peppe, di chi stiamo parlando? Stiamo parlando di un altro figlio di Marco Pannella, perché lui con me ha vissuto gli anni più belli della presenza politica di Pannella sia a livello napoletano che a livello nazionale. È tornato al suo paese come io sono tornato al mio paese, ci siamo trovati ad affrontare le varie problematiche. Maurizio è uno di quei coriacei radicali che ha denunciato da anni quello che sta succedendo adesso sul petrolio in Basilicata e Lucania e ha dovuto combattere battaglie indicibili, e oggi come Pannella sta incominciando ad avere ragione con tutti gli scandali che stanno succedendo e con tutti i problemi che fra poco usciranno fuori. Ciao Maurizio, buonasera. Buonasera a te, buonasera a voi tutti. Allora Maurizio, un ricordo personale di Marco Pannella. Intanto consentimi però di dire grazie a voi di Televischia e di abbracciare Giuseppe D'Ambra. Non ci vedevamo da 20 anni, ahimè, e ci siamo visti a Roma qualche giorno fa. Ma un ricordo di Marco Pannella. Ma di Marco che cosa posso dire? Che penso per esempio che un paio di anni fa, il 4 giugno del 2014, si è messo in macchina a Roma e ci ha tenuto a raggiungermi, perché c'era una manifestazione, un sit-in che si teneva fuori la regione Basilicata proprio su questa questione delle attività di estrazione di idrocarburi in Basilicata. Scusami Maurizio, ti posso chiedere la cortesia di alzare un attimo la voce in modo tale che riusciamo a sentirti ancora meglio? Adesso mi senti meglio? Adesso ti sentiamo tutti. Perfetto, no, dico, il primo ricordo che mi viene in mente di Marco è il 4 giugno del 2014, quando decise di mettersi in macchina e di raggiungermi a Potenza, perché c'era un sit-in fuori al Consiglio regionale sulla questione Blocca Italia e sulla questione delle attività di estrazione di idrocarburi in Basilicata. E Pannella venne lì a dare manforte a quell'iniziativa, a rappresentare un sostegno con la sua presenza, a marcare con la sua presenza il sostegno all'iniziativa politica e di denuncia che stavo portando avanti su questa questione. Per il resto io ho ascoltato credo buona parte della trasmissione, ottima trasmissione, vi ringrazio davvero. A me piacerebbe solo che qualcuno di quelli, non di voi in studio chiaramente, ma un po' di quelli che oggi ricordano Marco al passato lo ricordassero e lo onorassero
allenamento da Manconi. Però a me piacerebbe che qualcuno ricordasse il Marco Pannella che negli ultimi anni ha ripetuto incessantemente, facendosi promotore lui ed altri, anche di marce di Natale, marce di Pasqua, amnistia per la Repubblica, e cioè amnistia per uno Stato criminale dal punto di vista tecnico-giuridico, come avrebbe detto lui, che non riesce a rispettare la sua propria legalità, che viola la Costituzione, che viola la Convenzione Europea sui diritti dell'uomo, che viola la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Ecco, qualcuno magari provasse a fare lo sforzo e a ricordare al presente, perché questo è stato ed è Marco Pannella, difensore dei diritti, difensore dei diritti umani, il Marco Pannella che fino all'ultimo ha provato a sostenere con la forza e la determinazione che lo caratterizzava l'iniziativa, il progetto del Partito Radicale per affermare il diritto universale alla conoscenza. Ecco, io spero che un po' di quelli che oggi piangono il Marco che fisicamente non c'è più, provino a fare lo sforzo per pensare a queste battaglie e a queste iniziative, e io credo che se quello che abbiamo, a cui abbiamo assistito in questi ultimi giorni, penso che abbiamo contato qualcosa come più di 1000 articoli, decine di servizi, e la gente poi vedendo queste cose si è riconosciuta in quella storia. Ma per quante volte quella voce è stata silenziata? Certo. Questo forse dovremmo chiedercelo anche rispetto al ruolo che a volte o spesso l'informazione ha in questo paese. Dopodiché io sentivo, adesso non ricordo chi, che in studio citava il Vangelo secondo Matteo. Era Rizzotto che lo citava. Ma Paolo Rizzotto. Ma io credo, un ricordo di Marco Pannella. Per me Marco Pannella è anche, forse esagero, non lo so, un uomo che credo abbia dato corpo, per esempio, al Vangelo di Matteo, magari a quel guide cieche che filtrate il moscerino e ingoiate il cammello. Ecco, ma penso a quello e penso a quante volte, per esempio, in questi anni ha più e più volte citato un passaggio delle beatitudini: beati coloro che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati. Bene, grazie. Ecco che mi sento di fare questo. Grazie a Maurizio Bolognetti per questo importante intervento a voi. Personale, e continua a seguirci perché abbiamo ancora delle cose da raccontare. Va bene. Grazie. Ed era dalla provincia di Potenza. Intanto io farei un attimo, manderei in onda un altro servizio, perché l'abbiamo già detto più volte, in tanti hanno parlato di Marco Pannella in questi giorni, però c'è stata Emma Bonino che li ha un attimo etichettati tutti, e quando ad un certo punto ha parlato di ipocrisia nel momento in cui c'è stato che si è lanciato sulla situazione attuale. Negli ultimi tempi si era allontanato da Marco Pannella, e Marco Pannella l'aveva redarguita dicendo... È vero, c'è stato questo rapporto di amore e odio, vicinanza e di lontananza. Un rapporto molto conflittuale che andava sempre a finire, perché la differenza fra Emma Bonino e Marco, che Marco crea e la Bonino ha sempre fatto le cose che ha fatto. Cioè Marco Pannella ha creato la Bonino commissario europeo, alla Commissione europea. Marco Pannella ha creato un ministro, però nelle sue azioni Marco Pannella alla commissaria ONU, perché la Bonino è stata anche, perché sapeva che Emma Bonino nel fare era ottima. Ce la vogliamo sentire un attimo? La vogliamo sentire un attimo, sì, durante come lo vogliamo definire, il momento pubblico di in piazza di ricordo di Marco Pannella. Sentiamo, parlano di funerali laici, io non riesco a dire questa cosa. Funerali laici fino a un certo punto, perché
in articolo mortis Marco Pannella, nella lettera che ha scritto a Francesca, la lettera non l'ha scritta lui ha scritto solamente in stampatelle l'ultima frase: ti voglio veramente bene. Poi ha fatto tutta la casistica, eccetera. Voglio dire che in quei momenti tu sei al cospetto dell'eternità, lì c'è davanti a te l'eternità, quindi non hai più dubbi, o c'è o non c'è, insomma non hai più dubbi in quel momento. Sentiamo Emma Bonino. Avete forse, molti di voi, cominciato a conoscere meglio la complessità, le complessità, le tante battaglie di Marco Pannella con gli amici radicali. Anche in questi giorni di celebrazioni, di Amarcord, spesso anche la stampa si ferma al divorzio e all'aborto, e ben che vada. Ma Marco è stato questo e molto più di questo. Anzi, rispetto a tutte le battaglie che avete visto, ognuno di noi ha anche altri ricordi. Per esempio Sarajevo, per esempio. Le guerre jugoslave. Ma voi più giovani, dico che fin dagli anni Ottanta Marco Pannella, noi tutti ci siamo battuti contro l'esplosione del debito pubblico, perché sarebbe caduto su di voi, perché sarebbe caduto sulle nuove generazioni, perché non era sostenibile, perché era spesa a gogò, perché era l'epoca del Milano da bere e in cui andava bene tutto. Che Marco Pannella è stato soprattutto il riso, deriso, quando non vilipeso. E penso che alcuni omaggi postumi puzzano di ipocrisia lontano un miglio. Puzzano di ipocrisia lontano un miglio. Benvenuti se vi siete ricreduti. Benvenuti se vi siete ricreduti. Ma il modo migliore, unico, per onorarlo e fare più attenzione alle battaglie che aveva e che abbiamo in corso. Credo che l'insegnamento per me più grande che vorrei trasmettere a tutti voi è il senso delle istituzioni. È come si sta nelle istituzioni. Il senso della politica come impegno e non come affare. Il senso della politica come impegno gioioso, non come martirio, pesante certo, ma gioioso. La politica non è neanche un martirio, è una scelta. Bene, e in quella piazza tra i tanti c'era anche Peppe D'Ambra. Peppe, che cosa ti porti da quel momento? Io mi porto... Com'era vivere in quel momento insieme a tanti altri? Ma là, come diceva giustamente Maurizio, ci siamo incontrati con tanti compagni radicali, perché adesso non frequento più come una volta il Partito Radicale, anzi sono anni che non lo frequento, il Partito Radicale. Però ci siamo incontrati tanti vecchi radicali come Maurizio, come Elio Pito, anche con Elio Pito ci siamo incontrati. E quella piazza è servita anche a rivederci con tantissimo piacere l'uno rispetto all'altro, che è stata la cosa più bella, per far capire ai telespettatori quando le cose si fanno con amore, anche la lontananza continua a mantenere vivo quel rapporto che ha contraddistinto quelle azioni civili, perché noi stavamo in mezzo alla strada, stavamo sui marciapiedi di Napoli a raccogliere firme per il referendum, mica come fanno adesso che fanno le firme false anche per presentare le liste. E gli ultimi... Noi ogni referendum che abbiamo raccolto le firme ci costava un fottio di impegno economico, di tempo, perché noi dovevamo pagare il cancelliere che veniva là, e all'epoca il cancelliere, se non gli davi le 75.000 lire prima di sedersi al tavolo, non autenticava niente delle firme, e noi dovevamo pensare a fare i soldi di autofinanziamento, perché i soldi il partito non te ne dava, noi dovevamo fare il finanziamento con quei soldi. E l'intervento di Emma ha celebrato
il pensiero di Marco, come giusto che doveva essere, essere celebrato al di là di tutte le cose che vanno dicendo del bisticcio. Ma sai che quante volte Marco e Emma si sono besticciati, Marco e Spadaccia si sono besticciati, Marco e Mauro Mellini si sono besticciati, perché ricordiamoci sempre quella, quella cosa che ho detto all'inizio, Marco non solo per gli altri, ma anche al nostro interno, diceva delle cose molto prima che dovevano dirsi, e quindi noi andavamo anche noi a capire determinate cose, e lui doveva combattere anche all'interno per farle capire, poi alla fine diventava patrimonio di tutto il movimento e portavamo le battaglie, certo, le battaglie amiche. Il discorso di Emma Bonino è stato un discorso bello, bello perché ha detto quello che avrebbe detto Pannella, e questo, poi infatti appena finì di parlare Emma io sono tornato indietro a Ischia per, sulla strada di ritorno. Peppe Brandi, possibile che non c'è una virgola, una cosa negativa, un'ombra, una piega sull'operato di Marco Pannella? Lo chiediamo di un democristiano, così vediamo che cosa si dice. Beh, diciamo che io, per esempio, penso, ritengo che Marco Pannella si innamorava delle sue idee in maniera esagerata, aveva un esagerato concetto di sé, un grande statista, un grande uomo, ma pensava a volte di essere un semidio, e soprattutto quando sceglieva i segretari, io ricordo quel povero segretario napoletano, Giuseppe Rippa, il quale divenne segretario, ma poi fu giubilato in 4 e 48 perché si voleva mettere in proprio. Allora... conosco bene. Uso Geppi Rippa. Si voleva mettere in proprio Peppe Rippa, allora Marco Pannella lo sbolognò. Voglio dire, è un po' come i democristiani, lo stesso errore democristiano. Lanciava idee, però ti mozzava ti segava i piedi dove non dovevi crescere più 1,60 m. La teoria dei democristiani era tutti quanti bravi, cioè, ma quando qualcuno cresceva che volava più in alto, piedi, tutti quanti come i guerrieri cinesi Ming, tutti quanti migliaia e migliaia, tutti hanno lo stesso modo, la stessa altezza, la stessa armatura, tutto. Quindi da questo punto di vista. Poi, per esempio, qualche volta prendeva degli scivoloni, per esempio uno scivolone, una topica che ha preso è quando è stato eletto Oscar Luigi Scalfaro, che l'ha portato lui, lo sponsor politico di Scalfaro alla presidenza della Repubblica è stato Marco Pannella. Perché? Poche ore prima eletto presidente della Camera. Esatto, usciva da quella vittoria ed era diventato un santone, era il guru, allora tutti quanti andavano da lui, lo ricordo, lo stesso Cava raccontava a noi che quando noi ci incontravamo nelle assemblee, poi c'era il tavolo finale della cena, insomma in pochi intimi, una decina di persone, e qualche volta anche io ho chiesto a Cava, sia di Marco Pannella sia di Craxi, perché non avendo noi una informativa costante e giusta delle posizioni di questi due statisti, noi chiedevamo a Gava l'effettivo portato, la qualità. Gava aveva di Marco Pannella una grande stima, diceva questo qui è un uomo, non diciamo è un santo, ma è un uomo che fa le battaglie perché ci crede. Molti di noi facevamo le battaglie, ma non perché ci credevamo, perché probabilmente erano in quel momento utili, l'utile nella politica, mentre invece di Craxi si aveva un concetto, Craxi è un tipo burbanzoso, quando poi siamo in consiglio dei ministri, vengono le televisioni, fanno i primi piani, allora Craxi si alza dalla sedia, levita, si alza mezzo metro più degli altri con quell'atteggiamento, perché aveva queste cose, però sul piano del portato umano era, però intanto prendeva degli scivoloni, però poi si è ricreduto, perché già un paio d'anni dopo, quando ha visto che praticamente Scalfaro era uno che tra una via di mezzo tra il bigotto e il bigottismo del diciamo così, famoso il fatto che lui prese a schiaffi una signora perché aveva un décolleté abbondante, insomma si vedeva parte. Poi c'è questa memoria, ma a posto di Scalfaro, il duello tra chi era? Fra Scalfaro e chi doveva farlo se non Scalfaro? No, io questo l'alternativa. L'alternativa secondo me era peggiore, allora Marco si buttò
su una soluzione migliore. No, io non so se la quale è l'alternativa, no. So per certo... Che era Andreotti l'alternativa? No, i democristiani, quando videro che praticamente Scalfaro aveva una platea di portatori, tra i quali il più autorevole era Marco Pannella, naturalmente l'ha lasciato passare. Però poi Marco Pannella si è ricreduto dell'errore che aveva fatto e dopo ha dato in testa a Scalfaro. Poi insomma si è dimostrato, secondo il mio parere, forse il peggiore. Presidente, sono d'accordo con te. Sentiamo un attimo Paolo Rizzotto. Paolo, allora l'amico Bolognetti ha ripreso il tuo pensiero su Pasolini e sul Vangelo. Sì, no, ma volevo dire su questo, effettivamente... accadde che, tra l'altro, lui lo definì all'epoca addirittura il Pertini bianco, fece questa definizione, perché ci furono successe quello che successe con Andreotti, che ci fu poi la famosa messa in stato di accusa nei confronti di Andreotti, saltò la candidatura di Andreotti e Pannella fu tra quelli, però... L'alternativa, ma chi in quel era? Momento penso non ci fossero alternative. Forlani, chi era? No, non c'erano grosse alternative. Perché il vero candidato doveva essere Andreotti. Che doveva essere Andreotti. Allora... E poi ci fu questo... Successe quello che tutti ricordiamo, quel processo di Andreotti, eccetera, eccetera. Ecco, questo aneddoto raccontato da... Questo fatto storico raccontato da Beppe Bra, dimostra ancora la grandezza di Marco. Cioè, che non vedeva nel suo orto, ma vedeva oltre. E per il bene comune cercava anche di apportare il suo. Bene, suo... allora io direi... Una battuta su questo però, perché l'Italia è il paese in cui si dice non sono mai riusciti i golpi, invece di due golpi ci sono stati, perché fu quello tutti e due bisogna dirlo, contro Berlusconi. Il primo lo fece Scalfaro e il secondo Napolitano, che ormai è un fatto storico. Quindi io direi... accomunerei al peggior Presidente della Repubblica Scalfaro, ci metterei anche Napolitano dal mio punto di vista. Però Napolitano, a differenza di Scalfaro, che praticamente lui è andato per la sua strada, che lui è ex magistrato, per il magistrato del 47-48, quando tu avevi la laurea in giurisprudenza e tu entravi in magistratura senza un corso e senza niente. Ma a parte questa considerazione, che poi il personale... Ma quella che è più grave è quella di Napolitano, perché Napolitano, avendo un background politico migliore, superiore a quello di Scalfaro, ha fatto due cose, tre cose che non doveva assolutamente consentire. Cioè lui praticamente si è messa la Costituzione sotto i piedi. Sì, è vero che c'è il parlamentarismo, i governi si fanno in Parlamento, tutte queste cose qua, però mettere tre presidenti del Consiglio, nessuno dei quali ha il consenso del corpo elettorale, è una cosa di una gravità inaudita, certo. Come pure quando pensi che questa emittente, la nostra Tele Ischia, farà dalle tavole rotonde quando riguarda un referendum alla legge elettorale, questo bisogna dire. Qua tutte le leggi, dalla legge elettorale al referendum, eccetera, partono dal presupposto che il cittadino elettore, titolare del diritto al voto, è un quisque de populo, cioè non si nessuno. Il voto di preferenza non esiste. Un voto in più del 50-40% delle liste sono tutti escamotage che sono stati messi insieme da un soggetto che praticamente è arrivato lì sulle macerie del centro-sinistra e del centro-destra, perché il vero successo di Renzi, non quello dei suoi due predecessori, il vero successo di Renzi è che lui ha capito in maniera furbesca che praticamente aveva cadaveri in casa e cadaveri fuori l'uscio della porta. Bene, Peppe, come al solito colorito nelle sue definizioni, il buon Peppino Brandi, grazie per questo. Allora ci facciamo l'ultima pubblicità, dopodiché andiamo a conclusione, perché abbiamo consumato gran parte del nostro tempo, se non tutto, quindi dobbiamo un po' tirare le somme di questa nostra trasmissione. A tra poco. Le Magique, il tuo nuovo magico mondo per vestire alla moda. Abbigliamento uomo-donna, accessori, sciarpe e borse, bigiotterie e cinture, tutte le taglie, anche taglie comode. Tante occasioni per regalarti e regalare pezzi unici e particolari. All'Acquameno, Le Magique, magiche occasioni per vestire alla moda.
Ascensori Indolfi e Spada, la nostra promessa, il risultato. Installazioni di prodotti di prima qualità per alberghi ed abitazioni. Ascensori tradizionali, oleodinamici, con incastellature metalliche, servoscale, poltroncine, ascensori inclinati per esterno. Ascensori Indolfi e Spada offre servizi di manutenzione e riparazione di ascensori di tutti i tipi e marche. Servizi in tutta la Campania ed in particolare ad Ischia, con personale presente sull'isola 24 ore su 24. Ascensori Indolfi e Spada, sede a San Giuseppe Vesuviano a Cercola e a Casa Micciola Terme in via Principessa Margherita. Telefono 081 99 26 09 e 081 52 92 230. Ascensori Indolfi e Spada, niente più barriere architettoniche. Prisma Forniture, attrezzature ed arredamenti. Da oltre 20 anni leader nel settore turistico alberghiero. Realizziamo arredamenti su misura per bar, pasticcerie, gelaterie, supermercati. Attrezziamo cucine per alberghi, ristoranti, comunità ed impianti di lavanderia. Disponiamo delle migliori marche nel settore. Miele Professional ed Angelo Po Grandi Cucine. Con personale specializzato, vi seguiamo dalla progettazione al collaudo e vi garantiamo un'assistenza seria nel post vendita. Vasta gamma di macchine professionali per ogni esigenza. La tua azienda ha bisogno di competenza e professionalità. Prisma Forniture, un partner affidabile al tuo fianco. Ascomcom Commercio Isola d'Ischia, una realtà al servizio delle aziende. Associarsi conviene. Ecco alcuni servizi offerti ai nostri associati. Corsi di formazione professionale per titolari, amministratori, legali rappresentanti e dipendenti. Agevolazioni bancarie ed assicurative con i principali istituti nazionali ed internazionali. Sconti presso aziende e negozi convenzionati. Sconti particolari su veicoli commerciali aziendali. Riduzione tassa SIAE fino al 30%. Ascom Confcommercio Isola d'Ischia. Uniti per crescere. Se cerchi le soluzioni per realizzare i tuoi sogni, scegli un asso. Scegli Associazione Contro Soffittature. Rendi i tuoi ambienti più accoglienti, più belli, più vivibili. Le tue idee diventano realtà con archi e volte in erbo metal a cura di Edil Barbato Raucci. E con Poliedrico Ischia il tuo spazio prende forma. Il polistirolo è l'ideale per l'edilizia, cappotti termici e cornicioni, allestimento negozi e reparti termali. Ogni prodotto è realizzato ad Ischia su misura per te. Al fianco di architetti, geometri, decoratori, imprese edili, Poliedrico Ischia. E per restauri ricostruttivi e conservativi, scegli Mattera Stucchi. Soluzioni in cartongesso ad alta prestazione, acustica, idrorepellente ed antincendio. Operai qualificati realizzeranno i tuoi sogni. Associazione Contro Soffittature. Edil Barbato Raucci, Poliedrico Ischia e Mattera Stucchi. Il tuo asso nella manica. All'orizzonte c'è una nuova luce per la tua azienda. Tele Ischia, divisione pubblicità, per mettere la tua azienda sotto la giusta luce. Allora, noi siamo arrivati all'ultimo segmento della nostra trasmissione, perché poi dopo abbiamo un'appendice, abbiamo intervistato Franco Iacono, il suo pensiero su Marco Pannella, lo vedremo tra poco. Però intanto giro conclusivo per tirare le somme con i nostri ospiti in studio. Incominciamo da Paolo Rizzotto. Paolo. Ma io volevo solo ricordare e sottolineare un altro aspetto, le tante anche definite provocazioni, le battaglie in realtà per la giustizia, quelle in cui Pannella ad esempio distribuì l'hashish in piazza, e altre cose simili. Questo fatto non deve, però, deve invece, bisogna riflettere, perché in realtà Pannella, anche in queste sue azioni, che erano poi veri e propri reati in quel momento, rispettava la legge e le istituzioni. Perché fare quello che lui faceva vuol dire poi dopo assumersi la responsabilità di andare a fare anche un processo, di essere anche arrestato e di dimostrare, ma sempre in un ambito istituzionale, perché Pannella, anche quando apparentemente ha violato la legge, lo ha fatto sempre perché la legge venisse magari cambiata, ma sempre nel rispetto, è un paradosso, ma è così, della legge. E peraltro ricordo che lui le battaglie comunque le ha sempre fatto rispettando anche il Parlamento, quindi il rispetto delle istituzioni, sempre e comunque e sempre fino alla fine. È un insegnamento che io personalmente spero di poter sempre portare avanti anche nella mia attività.
Grazie all'avvocato grazie. Paolo Rizzotto. Passiamo all'amico Peppino Brandi. Peppe. Ma che vuol dire? Io definirei Pannella un generoso altruista, perché veramente ha vissuto una vita politica per gli altri. La parte degli arricchimenti personali, tutte queste cose qua in genere contraddistinguono questi della Seconda Repubblica, quelli che praticamente vanno in Parlamento per lucrare lo stipendio mensile e poi dopo i 5 anni, ecco il motivo per cui poi non si scioglie mai il Parlamento prima della data prestabilita, per dare la possibilità ai parlamentari di ricevere poi il bonus dopo i 65 anni. Diciamo un generoso altruista che ha raccolto poco o nulla dalla politica, perché Pannella meritava non solo di essere ministro degli esteri, e nessun ministro degli esteri avrebbe incarnato la sovranazionalità delle singole nazioni per un concetto universale di libertà e di amore. Solo lui poteva fare qualcosa del genere. E mi dolgo, non solo per la mia parte politica di quel tempo, ma anche per quella successiva al 94, quindi la Seconda Repubblica. Com'è? La Seconda Repubblica. Diciamo quello che diceva la Seconda Repubblica, e poi secondo così che era un abortice, facciamo subito la terza perché la seconda è un abortino, quindi avrebbe meritato molto di più, e non ha raccolto, perché è vero che è stato un aquilifer dell'idea, ma la politica, come ci insegnava Aristotele, è l'arte dell'essere, del divenire, ciò che non è e che può essere e che per poter essere ha bisogno della politica, cioè la politica che si fa. Pannella avrebbe certamente svolto un'azione importante non solo per il paese ma per l'intera umanità se avesse avuto la possibilità di sbrigliare la sua fantasia nei confronti della politica pratica, perché poi la politica, come diceva Croce, appartiene alle attività pratiche, non alle attività teoretiche. Purtroppo Pannella è stato rinchiuso in un recinto ideologico, di idee, di grandi idee per le quali lui ha combattuto, ma avrebbe potuto realizzare molto di più se gli fosse stata la possibilità di incarnare attraverso la positività della politica un qualsiasi ministero. Grazie a Peppe Brandi. Chiude l'amico Peppe D'Ambra. Ma io ho pochissimo da dire. Io penso e dico che il pensiero, il pezzo pubblicato da Filippo Facci rappresenti... La mano che ti copre il microfono. Penso che il pezzo scritto sul libro da Facci rappresenti proprio la vera storia del coso. Da 60 anni diceva cose giuste ma con troppo anticipo, così sembravano sciocchezze. Quando si realizzavano lui era già passato a dire altre cose giuste ma con troppo anticipo e sembravano altre sciocchezze. Così sembrava che dicesse sempre sciocchezze ma non ne diceva mai. Allora, un piccolo esempio per chiudere queste, che in effetti dicono tutto su Marco. Adesso si stanno sciacquando la bocca qualcuno che il finanziamento pubblico, noi abbiamo fatto un referendum sul finanziamento pubblico che poi la classe politica ha trasformato in altre cose. Noi siamo stati i primi nel 1978 a ridare indietro agli italiani 20.000 lire del finanziamento pubblico pubblicamente in piazza. Vi posso garantire che in quelle piazze dove io ero presente personalmente venivano soprattutto la povera gente che non trovava nessuna risposta da nessun altro. Questa è la realtà delle cose che abbiamo detto e che non si sono fatte, che gli altri non hanno fatto e che oggi qualcuno tenta certo. di fare e che meritano queste cose. Grazie per essere stati con noi questa sera. Allora c'è, voi restate con noi perché c'è l'appendice. Adesso il ricordo di Franco Iacono. Noi ci rivediamo, arrivederci.